Giulia Piazzella, coordinamento nazionale precari della scuola, ancora in piazza a difesa anche dei lavoratori precari. La didattica a distanza vi penalizza molto? Penalizza tutti i docenti, penalizza i ragazzi, penalizza la scuola in generale. Ma in piena pandemia, con una curva che difficilmente scende e difficilmente riuscirà ad arrestarsi in breve tempo, la didattica a distanza è così fuori dal mondo? Diciamo che in realtà bisognerebbe prendere dei provvedimenti strutturali che non sono stati presi. Noi oggi siamo in piazza per questo. Come dicevi giustamente, c'è un problema, diciamo, di curva che non si riesce a gestire. E se si facessero degli investimenti strutturali sulla scuola, se fossero stati fatti, la scuola oggi sarebbe ancora aperta. Se non si faranno, rischiamo ancora per il prossimo anno. Il governo dice, soprattutto adesso, che la priorità sarà data alla scuola. Perché siete in piazza? Non vi fidate? Beh, diciamo che sono 30 anni che non si fa nulla per la scuola. Speriamo che vengano mantenute queste promesse. Certo è che stanno confermando gli organici, per esempio. Noi un punto fondamentale che chiediamo è la diminuzione degli alunni per classe, non solo per la pandemia, ma per la docenza, per la scuola, per i ragazzi, per gli insegnanti. Avere un gruppo classe di 15-18 ragazzi potrebbe essere veramente un risultato molto importante, perché significherebbe fare scuola. Invece abbiamo classi ancora oggi formate di 30 studenti. Ora, l'anno scorso si è aperto che eravamo veramente in piena pandemia e hanno confermato questi numeri. Quest'anno noi speriamo che finalmente venga fatto un provvedimento d'urgenza per far sì che venga autorizzata ai presidi di formare classi con un numero inferiore di studenti. Quindi la pandemia potrebbe essere un'ottima occasione per ridisegnare la scuola anche per il futuro? Assolutamente sì, la pandemia ha messo in evidenza quelli che erano i problemi strutturali della scuola e li ha posti all'attenzione di tutti, perché ovviamente con le chiusure anche le famiglie, la società civile si è sentita coinvolta nel tema scuola e quindi ha approfondito quelle che sono le carenze, che sono state evidenti. Ora, noi stiamo parlando del numero di alunni per classe, ma se parliamo per esempio del precariato, finalmente, come dire, sono più consapevoli del fatto che un docente su tre è precario e che il precariato è un precariato di anni. Allora, noi pensiamo che lo Stato dovrebbe sanare questa situazione e dovrebbe sanarla non per i docenti, cioè una eventuale sanatoria, come qualcuno dice, non è la sanatoria dei docenti, ma la sanatoria dello Stato. Lo Stato non si può permettere di avere troppi lavoratori precari e la scuola si sta fondando su questo.